Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Pace e bene, amici carissimi, vi saluto cordialmente tutti, in modo particolare voglio idealmente abbracciare quanti sono soli e infermi. La parola di Dio entra nelle vostre case anche attraverso la nostra emittente, per cui mi auguro che davvero vi porti conforto e vi faccia sentire in comunione con la Chiesa. Bene, ormai siamo prossimi al Santo Natale e la liturgia della quarta domenica di Avvento ci prepara immediatamente all'evento memorabile dell'incarnazione del Verbo di Dio. Il Vangelo riproporrà il brano dell'Annunciazione e questa volta per sottolineare ancora non solo il ruolo della Vergine Maria nella storia della salvezza, ma anche per vedere chiaramente in lei l'immagine perfetta della Chiesa. Maria è la donna nuova, lo abbiamo ricordato il giorno della Immacolata Concezione. È la donna che accoglie il messaggio dell'angelo e si pone obbediente di fronte al progetto di Dio. Maria è la donna della fede, e cioè colei che sa fidarsi di Dio e sa affidarsi a Lui. È dunque anche la donna che accoglie il mistero con piena disponibilità e abbandono totale al Signore. La liturgia di questa quarta domenica di Avvento allora ci invita ad imitare Maria in questo tempo che ci prepara alla venuta del Signore. Come lei dobbiamo imparare a vivere la legge di Dio, ad obbedire ai Suoi comandi, ad essere uomini e donne di fede. Dobbiamo imparare ad accogliere il mistero di Dio fatto uomo nella nostra vita. È un mistero che ormai ci tocca dal di dentro, il Verbo che si fa carne è il mistero di un Dio che non è più lontano dalla nostra realtà, dalle nostre situazioni, dalle nostre gioie, dalle nostre infermità e malattie, dai nostri problemi, dalla nostra storia umana e personale. Qualcuno direbbe che Dio, per l'incarnazione del Verbo, è diventato a noi più intimo di noi stessi. Il Signore si fa prossimo a noi per assumere tutti noi all'infuori del peccato. Il Signore si fa prossimo a noi per assumere tutto di noi all'infuori del peccato, ma si rende comunque solidale all'umanità peccatrice perché tutto possa essere ricapitolato e redento. La Vergine Maria, carissimi fratelli e sorelle,
attraverso la sua risposta all'annuncio dell'angelo, ci dice quale deve essere l'orientamento del cristiano, l'opzione fondamentale, la scelta di fondo dell'uomo di fede. Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Allora, nel formularvi gli auguri per le imminenti festività natalizie, invoco lo Spirito Santo perché possiate sempre accogliere con disponibilità e senso di obbedienza alla volontà di Dio il mistero del Verbo incarnato, che fino alla fine dei tempi continuerà a visitare, amare e guarire da ogni sorta di male il suo popolo. Auguri di pace e di bene a tutti voi. Buona domenica.